De Fortuna Romanorum, che è tutto dedicato appunto al a uno dei personaggi dell'antica storia romana che era fortunato per eccellenza, cioè Servio Tullio, ecco, il re appunto dell'antico, che come dice Plutarco, con lui la fortuna era stata particolarmente, diciamo, benigna, in quanto nato da gente prigioniera e nemica, vi leggo una traduzione delle parti che vi ho dato in greco, fu assunto alla legalità. Ecco, vedete, questa frase è trasformata sostanzialmente in un'interrogativa che introduce poi il seguito. Subito dopo Plutarco passa a raccontare la storia di questo re e dice: infatti, conquistata dai romani la città di Cornicolo, Ocresia, vergine prigioniera, della quale né la bellezza né l'indole la fortuna poteva oscurare, divenne schiava data a Canacril, moglie del re Tarquinio. Ora, vedete che, pur con forma un po' riducendo, con forma di adattamento, Guarino traduce questa frase, soprattutto in questo periodo di cui vi ho dato la traduzione, di cui avete il greco accanto. Non c'è nel testo greco questo id autem oppidi nomen est. Perché non c'è? È perché osservate nel testo greco il nome di Cornicoli, che è appunto la città che si riferisce a questa vicenda, nel codice ambrosiano è indicato, quindi la variante è indicata come di manoscritto di Ceteri, no? E quindi la lezione che Guarino leggeva era Coriolanum, che città, sembra il nome appunto di un eroe, no? Coriolanum. Ecco, vedete che fa Guarino, cerca di capire cosa ci può essere dietro e pensa a Corioli, la città citata da Ovidio e da altri personaggi che sta in direzione appunto dell'Abruzzo, e per sottolineare questa sua congettura, questo suo riconoscimento, vedete, aggiunge: questo è il nome della città. Ecco, credo che vada interpretato in questo modo questa piccola aggiunta fatta da Guarino. Ma poi continua, vedete, il testo più o meno parafrasa, ecco, che traduce il testo greco. Poi c'è un altro elemento abbastanza interessante. Plutarco scrive: è un dipendente, uno di quelli che i romani chiamano clienti, la ebbe in moglie, da questi genitori nacque Servio. Vedete, il testo greco è naturalmente scritto da un greco, no? Un dipendente, quello che i romani chiamano clienti. Siccome Guarino non vuole fare una traduzione, ma anche si pone dal punto di vista dei romani, vedete, elimina questo aspetto e parla senz'altro scientifica e scrive cui clienti, cui dam, no? Quindi ricorre senz'altro alla parola. Poi però c'è un elemento che non c'è in questo testo di Plutarco: c'è la data di nascita di Servio. Quindi nasce da questi genitori, idibus sextilibus hortus Servius. Questo non c'è. Da dove lo trae Guarino? Probabilmente lo trae, mette assieme una notizia che leggeva nel compendio di Festo, che però riguardava la data della consacrazione di un tempio della fortuna consacrato a Servio Tullio, con una delle questioni romane dove si dice che in quella data c'era anche il luogo, la data di nascita, e i critici pensano che sia un equivoco in quello che è avuto Plutarco nelle questioni romane. In realtà era una data ricordata come ricorrenza della consacrazione del tempio. Lui la prende, la notizia del Plutarco, e la riporta. Ecco, vedete, quindi completa questo. Poi subito dopo, nella fase successiva, si completa, vedete, questo brano che vi ho proposto subito dopo 10, sempre 323a, in realtà viene prima di quello che avevo tradotto prima, cioè la traduzione non segue l'ordine dell'esposizione plutarchia, ma prende pezzi prima, dopo, a seconda delle convenienze, ricostruisce un testo, ecco, con excerta presi qua e là dal testo di Plutarco. Allora, a questo punto traduce quello che aveva immediatamente prima di cominciare a tradurre, del brano dove aveva iniziato, dove Plutarco scriveva appunto che Servio appunto aveva istituito un numeroso tempio della fortuna, ben sapendo che di grande importanza, anzi di tutto, è la fortuna in tutte le cose umane. E lui la traduce qui in questo caso a un ignarus, vedete, aggiungendo un po', questo ce lo mette lui appunto, quello Plutarco diceva in generale in tutte le cose, lui dice pacis sum domi cum militia, quindi governanti, quindi sia in pace che in guerra.
La parte successiva si tira in ballo la questione della consacrazione del primo tempio della fortuna a cui ha avviato Marzio, si fa un passo indietro perché vedete si passa al paragrafo 5, quindi c'è un altro salto e quello che segue è più o meno abbastanza diciamo corrispondente alla traduzione che avete anche in questo caso appunto il testo greco di fronte, e avete appunto questa faccenda dell'Ancus Marcus, notate Marcus e non Marcius perché il codice ambrosiano c'ha appunto Marcos e quindi diciamo riflette per la stessa cosa valeva per il discorso di prima, Tanaquil, che in realtà Guarino avrebbe potuto conoscere da altre fonti latine, in realtà lui conosce la lezione Tarquillidi e riporta appunto Tarquillidi, quindi dal traslita sostanzialmente una versione grafica che trovava nel codice. Ecco. Successivamente anche la parte successiva sulla fondazione del tempio appunto a Fortuna Muliebre è sostanzialmente un altro esterno tra lo stesso contesto. C'è questa piccola, questo prose sottolineata, audine scisse videto, eccetera, che è un modo, una inserzione di Guarino per raccordare le due vicende. E anche alla fine, come vedete, c'è un'altra frase diciamo sottolineata, perché in realtà il discorso di Plutarco, un ulteriore salto, ecco, è ancora più complesso. Plutarco fa tutto un elenco dei tempi che non c'erano a Roma. Ecco, lui dice che si limita a registrare questo non sum sapientia templum intrux secund, e aggiunge questo, insomma, per dare un po' il finale al capitolo. Quindi, come vedete, credo che questo documento sia interessante ovviamente per come diciamo prova di traduzione di Plutarco. Vi risparmio alcune osservazioni sulla modalità di traduzione che magari farò nel testo scritto, però è interessante soprattutto perché fa vedere appunto come sulla base di Plutarco Guarino in questa operetta cerca una sperimentazione, fa una sperimentazione letteraria, poi c'è una forma nuova nella quale il testo non è più tradotto, appunto, però è diciamo in questa forma quasi di piccoli bozzetti, appunto, in parte sceneggiati, in parte no, ecco il contenuto del Plutarco morale viene in qualche modo divulgato. Ecco. Il contesto io credo che sia un po', credo che sia molto importante proprio la figura di Francesco Barbaro, questo è un contesto nato nell'ambiente del ruolo di maestro che aveva Guarino in questi anni, in particolare con questo interlocutore. Naturalmente Barbaro peraltro è presente in alcune delle scene. Naturalmente un discorso diciamo più completo e definitivo potrà esserci quando avremo a disposizione l'intero quadro di questa tutto sommato breve operetta di Guarino, finora del tutto sconosciuta. Questa comunicazione in realtà ha aperto parecchie strade e ti ha fornito soprattutto l'esempio concreto di quanto non sempre si ha sotto gli occhi, cioè la possibilità di confrontare una tradizione con il codice su cui è stata effettuata, che è una situazione che non si verifica sempre, purtroppo. Credo che sarà poi il caso di tornare su quello che abbiamo ascoltato. Intanto credo che abbia preso opportunamente posizione il dottor Leparai, con cui andremo a Firenze in compagnia di poliziani che andranno direttamente in lavoro dei testi di I thought we have just enough time for me to go over the handout before I begin, so just very briefly in about 90 seconds or so. The first page of the handout at the very top contains an extract from Politian's Silva in Scabium, which is the main text I shall be talking about today. And this is an epic simile, and just below it here, I've put some of the sources for this simile from Homer, from the Argonautica, and from the Aeneid.
the second page is a passage from the Silver Scabbian that follows on directly from the passage on the first page. This draws very much on the Batrachotomia of Pseudo-Homer, which we'll talk about. And these names in boldface are glossed on the third page of the handout. Those of you who are a little bit nervous about your Greek don't have to worry too much, because all these names are actually glossed in the Latin text itself. This handout, by the way, is ripped off almost entirely from Kirosa's 1954 edition of the Silver Scabbium, except for the bits that I've stolen from Orvieto's 1989 edition of the same text. The new edition of the Silver Scabbium from 2011, a French edition by Daniel Saunier, which also rips off these two important editions, the two important Italian editions of the text, and so to the paper itself. This paper is concerned with the extent and range of Politian's engagement with Greek verse in the original poems composed before his appointment as a professor of poetry and rhetoric at the studio in Florence in 1480. These engagements appear remarkably limited when one considers both Politian's reputation as a Hellenist and his attainments in philology. His compositions in Greek are all minor occasional works. The other poetry from this first decade of activity tends to refer to Latin and Italian literature. The only close responses to Greek poetry in this body of early work are to be found in the Silva Scabbium, the last major Latin poem of this period, which was produced at some point between the Stanze and the Orfeo, his most important Italian language compositions. It will be observed that even in his Liber Epigrammaton Graecorum, Politian responds mainly to Greek verses in hexameters or elegiacs, and that he seems to engage with either the archaic epics of Homer and Hesiod, or else Hellenistic productions, mainly Theocritus, Apollonius, Rhodius, and the poets collected in the Greek anthology. There is no space here to speculate on the precise reasons for this, but classic Greek verse in complex meters, to wit, Pindar, Aeschylus, Sophocles, and Euripides, is conspicuous by its absence in Politian's early work, and indeed in his entire oeuvre. This paper finds no answer for its own basic question. Why did Politian engage so little with Greek in his Latin and Italian verse? It is difficult to trace the exact range of Greek texts read by Politian in the years before he began teaching at the studio. Effectively the Florentine City University. He was able to translate the Iliad fluently and with a minimum of errors as early as 1470 at the age of 16, when he dedicated his Latin version of the second book to Lorenzo de' Medici, demonstrating his mastery of both classical languages. Although he abandoned his translation with the completion of the fifth book in 1475, this was by no means the extent of his reading in Homer. His Greek epigram from this decade, whilst far inferior to his contemporary Latin verse in ambition and polish, at least show an impressive command of the language and, as can be seen from the vocabulary and allusions, a wide range of reading. A detailed picture of Politian's early reading relies heavily on the Liber Epigrammatum Graecorum, surely the best single body of material for information on his Greek studies, because the style, vocabulary, dialects, syntactical and grammatical peculiarities, and especially the hapax legomena, permit the reader to trace Politian's sources with some security. I should say that Liber Epigrammatum Graecorum is the name of the recent and exemplary edition of these Greek poems by Filippo Maria Pontani. These were not actually published as a separate book within Politian's lifetime, but this is a convenient way of referring to this. Major sources in these poems include Theocritus, Hesiod, the Greek anthology,
and perhaps surprisingly for us modern classicists, St. Gregory of Nazianzus. The evidence of vocabulary alone should be used with caution in reconstructing Felician's Greek reading. Some of the more recondite words here from tragedy may have been taken from scholia or other such sources, rather than a reading of the texts themselves. As late as the Lamia in 1492, Felician can be seen expressing a strong opinion about Aristophanes' Clouds, which is in fact translated directly from Synesius' Life of Diochrysostom. Many of the citations from tragedy in the teaching commentaries of the 1480s are suspiciously short and may indeed have been taken from secondary materials. All but two of Felician's Greek epigrams are in hexameters or elegiacs. This feature alone might inspire caution against overconfident conclusions that Felician was particularly widely read in comedy, tragedy, or Pindar at this early point in his career. His tendency, after all, is generally to advertise his learning, drawing attention to it through allusion and imitation. Pontani's 2002 commentary on the 2002 commentary, Liber Epigrammaticum Graecorum, points out some metrical awkwardnesses, even in these modest epigrams. Felician's studies in Greek verse might simply have been far in advance of his skill at composing it at this point, and if so, he must have been aware of this. This may explain his avoiding reference to 5th century literature altogether within this body of work. The Iliad translation, the notes to books 4 and 5 of this, and some of these Greek epigrams show how well Felician knew Homer from the beginning of his career. It is also certain that he knew Moschus's Amor Fugitivus, since he translated it in 1473. But there is otherwise little secure data on his reading of Greek verse more generally during this decade. Of the texts he read, transcribed, and annotated, there are no surviving manuscripts or incunabula dated to this period specifically, at least according to Ida Meyer's 1965 catalogue of manuscripts. Available lists of courses taught at the studio in the 1470s do not add to or change the general picture provided by the Liber Epigrammaticum Graecorum. And further, there is no way of knowing whether Felician was present at a given series of lectures. Felician's vernacular and Latin poems are a more hazardous body of evidence with respect to his study of Greek poetry. At best, these can confirm tendencies noted in the Liber Epigrammaticum. Part of the problem, unsurprisingly, involves language. Felician is a poet consistently concerned with tradition and precedent throughout his career, and his use of allusion reflects this. In his Italian verse, he responds to Latin and vernacular sources in varying proportions depending on the form of each work. The stanze and Orfeo permit more classical references than, for example, Cantoni a Ballo and Rispetti, where displays of erudite learning would sit ill within the conventions of genre. The Latin poems of the 1470s have more precedent within their traditions for recondite allusion. Yet until the Silvi of the 1480s, there is little obvious response to Greek literature. The elegy ad Bartholomeum Fontium discusses Felician's Greek studies without engaging with any specific Greek texts, or as far as I can tell, borrowing any imagery. The Epitibion in Albierum similarly lacks references to any but Latin poems. In the earlier odes, elegies, and invectives collected by Isidore del Lungo in 1867, Felician is more concerned with imitating golden and silver age Latin poets than in demonstrating the breadth of his Greek learning. This is surely a consequence in part of occasion and audience. These are generally not poems written for Argyropoulos or Theodore Gaza, for example.
and a flamboyant display of clinic illusions might be just as inappropriate for a funeral poem on Alviera degli Albizzi as in a scurrilous, martial-style insult poem. The stanza presents a different case. It is a work of some formal originality, and Politian was bound by fewer rules here, because I suppose to a great extent, he created the genre of this poem as he composed it. The composition of this work was interrupted by current events, not least the deaths of its main characters in 1476 and 1478. This means that the work could not quite be completed as initially conceived. Yet the stanza does not formally or structurally bear much resemblance to the Greek verse Politian is known to have read by this point. And aside from some glancing responses to Homer, Theocritus, and perhaps Hesiod and Apollonius Rhodius as well, this poem situates itself firmly within a tradition of Latin, Italian, and Neo-Latin texts. In composing this work, Politian was bound by both commission and precedent. Lorenzo de' Medici, who asked him to write it in 1475, was no Hellenist. It might have been unwise to create a poem that soared uncomfortably high over the patron's head in its erudition. Also, the subgenre of the joust poem already existed, the most relevant example being Pulci's Giostra. Politian could not ignore these works entirely if asked to write something in a similar vein. Thus, there are perhaps some viable excuses for Politian's uncharacteristic reticence about making this poem more explicitly Greek in character. The Orfeo, commissioned in 1418, is perhaps more peculiar in this respect. The length, format, and subject matter would seem to make this an ideal occasion for a Greek tragedy in Italian form. Yet again, this work is essentially a response to Latin and vernacular precedents, and it is surprisingly undramatic in format and structure. The Orfeo is best described as a pastoral drama, and is far more rooted in Virgil, Ovid, and Seneca than even in Theocritus. Balsi 2006, I know he's actually sitting right here, notes some lines that seem to echo Euripides' Bacchae and Cyclops. Though the question remains open, if he knew these works, why did Politian not make more use of them? The one original poem by Politian from this period that engages at any length with extended passages of Greek is his bizarre Silva in Scabium, which is his first attempt at composing verses in the Silva genre, broadly derived from Statius. Its boundaries are loosely defined, yet Politian's efforts within them are perhaps even further in form, content, and structure from Statius than his early elegies are from Propertius and Ovid. Still, the very open-endedness of this genre, as he conceived it and as it was described by Statius, permits a much broader range of subject matter than any other poetic form he attempted. In this sense, Politian and Silvi are analogous to his Miscellanea, also very different from the purported classical models in style as well as material. The Silva in Scabium is addressed to Lorenzo, though it was produced at a time when Politian was not in favour and desperate either to regain Il Magnifico's goodwill or else find a new patron. There are 358 lines in this poem, of which a large section from 245 onwards contains a self-pitying, self-serving advertisement for the poet. The final 64 lines are taken up with pleading and conventional panegyric, but most of this work is a graphic description of a disease from which the poet suffered. Much of this is in perversely erudite classical terms. The precise date and occasion of this poem remains a matter of controversy. So does the poem it describes, so are the purpose of this work, and indeed its tone.
If it is meant to charm the reader or gain his sympathy, then it is not a success. None but a confused mind could have produced this. The middle section of this silver contains a fantastic description of the animalcules invading his bloodstream, and this is derived from Homer, Apollonius Rhodius, and the author of the Bacchanomachia, which was long believed to be by Homer, just as the Culex was thought to be Virgil's own work and not that of an imitator. Now, this is the passage I put onto the handout. The term mock epic may be inappropriate for this part of the silver in Scabium, because this is not in the usual sense a parody of the epic style, so much as an unusual appropriation of it. Though the Bacchanomachia, at least, Politian's major model in this section of the poem, is itself undoubtedly a mock epic. Handout pages 2 and 3, this large section on page 2 I refer to as the catalogue of illnesses. The catalogue of illnesses is perhaps a representation of the poet in a state of rabies, a hysterical delirium of the sort. Compare that length earlier in the poem to a Bacchant's frenzied wanderings through Thrace. Politian's excuse for using the Bacchanomachia in this passage is furnished by Statius himself, who mentions this work as a notable precedent for a minor work by a major artist in a less finished style than expected, as a promise of better things to come. And again, I put this on page 1 of the handout. This might go some way in helping to explain why Politian has expended so much energy on such material, though the Culex and Bacchanomachia are not obviously as tasteless or disgusting as the silver in Scabium. Further, a poet who had already produced works as prominent as the Stanze and the translations of Iliad books 2 through 5 had less obvious need to remind a patron what he was capable of, and this poem as a whole might not have been the most prudent display of Politian's talents. At least the Bacchanomachia provided Politian with a precedent for an atypical use of the grand epic style. The introduction to the catalogue of illnesses, lines 180 to 196, again this passage on page 1, is inflated and far longer than the passages from which it borrows in Homer, Apollonius, and Virgil. Where Homer only gives an image of flies around a milk pail, and Virgil of a line of ants busily preparing for winter, Politian gives a long double image of both ants and flies, far more detailed than even Apollonius provides. His insects are compared not to Greek, Trojan, or Lydian heroes or warriors, but to the components of his disease. The point here is to emphasize their relentless activity as they feed on and infest the sick man's blood. This is grotesque, not comic irony. The added descriptions of the insects here are, I think, intentionally repellent. The obscene volucris, line 185, are described as not merely swarming round the milk pail, but buzzing shrilly around it and drinking through their thin proboscides, line 183. Homer describes their sound as loud, giving no indication of how unpleasant it might be. Meanwhile, Homer's mention of springtime has been omitted. The ants in this passage are described in even greater detail. The passage from the Argonautica, which I give on the handout, seems to have influenced Politian here only in that he combines both flies and ants to give an impression of a teeming mass. The description of ants in the silver is essentially an expanded version of Virgil's simile from the fourth book of the Aeneid, which I again give on the handout,
with added details like the Sudadathara and the quivering antennae of the ants. They are not here, used here simply to describe a company of well-trained soldiers. They really are an army. Pedition proceeds to describe them with more precision from this point on in the poem. The catalogue of diseases has no real antecedent in the 300-odd lines of the Batrachomyomachia itself, and is formally based on the catalogue of ships from the second book of the Iliad. Politian borrows a few names directly from the poem, such as Helpomedusa, and links the reference to Peleus, even if perhaps he doesn't seem to notice the pun in the original. But more generally, he uses the names of mice and frogs from this poem as vague models for his own invented warriors that attack him under the skin. These warriors are simply crude personifications of various side effects of Politian's illness. Sarcophagus, for example, being a way of saying that this disease emaciated him or ate his flesh. To my taste, the effect is unsuccessful. To appreciate this passage, the reader requires not a close knowledge of texts, but simply a wide enough basic Greek vocabulary to understand the Latinized names, which in any case are glossed. For example, Capitis Quinigrescens, Texta Melancholicus, and Sanguine Largo Ibrius Haemopion. The response to the Batrachomyomachia turned out to be fairly slight after all. The silver in Scabium is mentioned nowhere in Politian's letters, or elsewhere in Politian's oeuvre, or in Pietro Benito's comments in the 1498 Aldine Opera Omnia. And I think it's reasonable to assume that it was never actually presented to its adressé, Lorenzo de' Medici. The poem was entirely forgotten until Cristella discovered the sole surviving manuscript copy in Parma in 1952. How it ended up there is a matter of speculation, though the attribution to Politian is at least secure, I think. As Politian's closest engagement of the 1470s with Greek poetry, other than the translations and the epigrams, it is frankly a disappointment. In summer 1479, probably not long after he composed this work, Politian rapidly composed three prose translations of Pseudo-Alexander of Aphrodisias' Problemata, of Pseudo-Plutarch's Amatoriae Narrationes, and of Epictetus's Enchiridion. These are all accomplished and elegant, though of modest interest, given Politian's manifest capabilities as a Hellenist. They were produced as part of his continuing search at this period for a stable, congenial patron, who in the end turned out to be Lorenzo again. At least there is little question as to why Politian wrote these or composed these prose translations. With respect to the original poetry of the 1470s, the puzzle still remains. Why did Politian engage so little with Greek in his Latin and Italian verse? Thank you very much. Ci ha mostrato come polizia una volta che si è impossessato di me, lo utilizzi in ambiti anche diversi, molto, molto diversi dalle fonti. Su questo argomento credo che, visto che abbiamo la fortuna grande di avere tra di noi uno dei polizianisti, sì, veramente Francesco Lauzi, credo che nella discussione, conversazione si può sperare, non discussione accanita, ci saranno poi degli spunti su cui parlare. E allora arriviamo subito alla terza
con l'immigrazione, al terzo continente, con gli strumenti. Grazie. Erode, questa volta Erode, quindi ci si trasferisce, questi gli storici dove già eravamo ambientati. Grazie Paolo. Vorrei anche ringraziare gli organizzatori, tra cui quel cavallo che mi ha fatto l'invito. Sono contentissimo di trovarmi qui tra voi. Le stagioni della civiltà ferrarese documentano una sempre più complessa risposta al lavoro del primo grande storico greco Erodoto, l'uomo che Cicerone chiamò il padre della storia, e cui molti altri, seguendo Plutarco, fecero riferimento come il padre delle bugie. Un momento importante in questa ricezione fu quando Duca Ercole d'Este commissionò a Matteo Maria Boiardo di completare la prima traduzione in volgare, che è poeta della corte estense, finì intorno al 491, utilizzando la versione latina del Valla, con uno sguardo occasionale all'originale in greco. Il 30 ottobre 498 Isabella d'Este ricevette una copia della traduzione boiardesca che aveva chiesto al suo parente Alberto Maria di Este, e in una lettera dell'anno seguente, datata 9 luglio 499, insiste nel voler tenere la copia fino a quando non abbia avuto tempo di finire di leggerla. Si iniziava a parlare e a cercare e a leggere la traduzione in volgare del boiardo. Propongo qui di considerare il modo in cui la traduzione del boiardo era letta per capire meglio come i lettori contemporanei all'inizio del Cinquecento sentono la voce del vecchio greco, come lo chiama Boiardo nel suo prologo alla traduzione. E siamo fortunatissimi di avere una serie di copiose postille in un manoscritto della versione boiardesca Alfa H322, conservata nelle estense biblioteche estense a Modena. L'annotatore ferrarese Joan Pencaro legge il lavoro proprio a cavallo dei secoli, in un momento difficile per Ferrara, con Cesare Borgia, i veneziani e il turco che minacciano la vitalità del piccolo ducato. Il duca Ercole fa fatica a utilizzare una diplomazia strategica ed anche una forza militare quando necessarie, ma cede anche alle profetesse negli ultimi anni della sua vita nel tentativo di lasciare uno stato governabile al figlio Alfonso. Penchero posiziona il testo classico, la sua lettura del testo classico, in termini di questo caos politico che egli avverte attorno a lui. Il suo uso di antichità ha molto in comune, secondo me, con il modo in cui Ariosto, Ludovico Ariosto, nel suo L'anno furioso, inizia più o meno nello stesso periodo a rivolgersi al mondo classico in cerca di aiuto per articolare la sua risposta a questo caos politico contemporaneo. Inoltre, l'esuberante risposta del postilatore alla documentazione di Erodoto sulla relazione tra i sessi richiama, secondo me, anche alla mente il tono di molti brani del poema narrativo di Ariosto. Per la sua ripresa su politica, sul sesso, sulla psicologia umana, tra altri argomenti, l'annotatore appare come qualcuno che potrebbe essere un lettore ideale del Furioso. Qualche nota biografica prima di passare alle postille che avete in mano, e scenderò per questo elenco che dovrete avere in mano. Joan Pencaro era una figura minore alla corte di Ercole, che serviva come paggetto ducale e poi diventato un importante contatto a Ferrara per Isabella, dopo che aveva sposato Francesco Gonzaga nel 490 e si era trasferita a Mantova. Un interessante ammasso di lettere da lui a lei, cioè da Pencaro a Isabella, composte durante il carnevale del 99, documenta il vorace appetito di Isabella per le informazioni dettagliate sulla vita culturale ferrarese, soprattutto sulle arti teatrali nella sua città d'origine. Nel 470 il padre di Pencaro, Guglielmo di Parma, aveva portato a termine varie missioni diplomatiche complicate per Ercole e nel 474 era stato ricompensato con un terreno a nord di Ferrara, al nord del Po, nel Polesine,
un'area che faceva parte del progetto di bonifica al centro della quale lì è adesso un paese chiamato appositamente Kinkara. Per passare adesso alle postine nel manoscritto e a Pencaro come lettore, aggiunge un colophon, purtroppo questo l'avevo messo sull'elenco, chiedo scusa, un colophon alla fine del manoscritto che fornisce un'abbondanza di informazione sulla sua genesi, elencando nomi dello scriba copista, del meniatore e anche del rilegatore, e poi anche la nota che lui, Pencaro, ha pagato se stesso per tutto, così abbiamo molte informazioni alla fine del manoscritto che sono preziose. Le 550 postille contengono circa 2500 parole, una quantità di commentario che costituisce per sé un testo sostanziale. Mentre Pencaro compone due note in latino e occasionalmente utilizza le abbreviazioni latineggianti, la maggior parte dei suoi scritti sono in un volgare moderatamente corretto, che è una sorta di coine padano. Nato a Parma, anche lui, cresciuto a Ferrara, l'italiano scritto di Pencaro è tipico del emiliano letterario modificato di inizio secolo nella Valle del Po. La completa quantità di note, insieme ad alcune indicazioni di un lettore attento, croci ai margini, trattini, poi anche c'è una manipulus a un certo punto, mostrano che Pencaro leggeva con precisione. Molte delle annotazioni sono ripetizioni marginali di nomi propri, persone e luoghi riferiti al testo. Molti nomi sono senza dubbio familiari al postilatore: Europa, Medea, Elena, Arione, Solone, Ippocrate. Ma molti erano probabilmente nuovi: Aliate, Sadaite, Astiage, Ariena. Ci sono parecchie note nelle quali Pencaro scrive molto più di un solo nome, spesso utilizzando intere frasi in risposta al brano in questione. E sono queste note più lunghe che meritano la nostra attenzione. In molte postille, qui 2, 3, 4, i primi postille che avete sotto gli occhi, in molte postille Pencaro mostra interesse nei significati delle parole e può anche giocare un po' con le parole. In una chiosa linguistica che si riferisce alle catene che i prigionieri devono indossare, egli spiega con pede. Le gambe sono del ferro, questo è il quinto. Il termine compede, che prende il nome del legare insieme ai piedi dei prigionieri, è definito nella restante parte della chiosa. In un'altra, l'annotatore rivela una limitata conoscenza del greco, calista, idest, bellissima. In un altro postilio ancora, è interessato all'attenzione di Erodoto per la parola specifica in lingua sciva, per descrivere la razza degli uomini con un occhio solo che vivono oltre i confini della scizia. Arrimaspi, monocoli in lingua scitica. Forse la più interessante di queste chiose linguistiche, questa è l'ottava, è quella che ci riporta alla minaccia delle truppe turche che saccheggiavano la costa della Dalmazia. Egli scrive: come il padiglione che al presente usano i turchi, che loro appellano ottacchi. A mio parere, l'uso da parte di Pencaro di questa parola per un'azienda turca è la prima attestazione in qualsiasi forma di volgare italiano, che anticipa gli esempi del grande dizionario di Battaglia di circa 40 anni. Frequentemente Pencaro chiosa un passaggio facendone un riassunto, alle volte con un tono moralistico. Al 15° foglio egli fa notare: risposta benedita e malinteso, e due pagine dopo risponso vendetto e malinteso. Come se implicasse che un moderno lettore ha molto da imparare dal comportamento degli antichi, come presentato nella narrativa della storia. In un raro riferimento diretto ad uno dei personaggi nel testo, Pencaro è critico del comportamento del governatore. Crudele Amasis, Dio ti salvi. Le note di Pencaro, che si riferiscono agli eventi contemporanei nella penisola, dimostrano il suo modo attivo di applicare la lettura del testo antico. Per esempio, scrive in una delle poche note in latino: ut temporibus nostris Nicolaus Estensis, per chiosare un brano in cui il cristiano Amasis, e qui vi leggo la versione di Boiardo, soleva spendere tutto il giorno e molta parte della notte in conviti, in beri, in scherzi del gioco. È una postiva su Nicolo III, il padre di Leonello Borsoli di Ercole, che era famoso per la sua propensione nel generare figli illegittimi,
c'è anche la battuta, tutti i figli di là, di qua e di là, tutti i figli di Niccolò. A foglio 26 Pincolo mette a confronto il trattamento severo dei membri della casa di Leoce, comandante dei Medi, con il trattamento dei Servi al servizio di Ludovico Sforza. Questo è 13. Servitute estrema maggiore di quella dei serventi di Ludovico Sforza, duca di Milano a tempi nostri. Quindi al manco ridere e sputare si può. Egli nota che Ludovico almeno permette ai suoi servi di sputare e ridere, mentre nel testo lo scopre. L'umanismo della nota suggerisce che la notatore riesce a distaccarsi abbastanza dalle situazioni correnti per commentarla ironicamente, con una pungente arguzia che caratterizza molto il suo commento. Un riferimento a Cesare Borgia fornisce una delle date su cui si baseranno le postine. Il commentatore osserva la gentilezza con cui Dario e Ottane si rivolgono l'uno all'altro a riguardo di chi governerà Tessato Casiano. Egli poi mette a confronto Borgia. Prudente ma civile risposta, se tanto consulteria il caso Cesare figlio di Alessandro, pontefice, sarebbero Anco, Vitellozzo vivo e Leprotto vivo. Il 31 dicembre 502 Paolo Orsini, che aveva giurato lealtà a Borgia in precedenza nello stesso anno ad Imola, aveva strangolato a morte Vitelli e Oliverotto da Ferro. La variante Leprotto della chiosa è una versione meno comune del nome Oliverotto. Senza dubbio questa chiosa non riflette un'introspezione storica profonda del tipo che Machiavelli introduce nel suo Principe. Nonostante ciò, questo porta all'attenzione del nostro annotatore le cronache in corso del tempo, del suo tempo, e mostra la sua capacità nell'interpretare la storia contemporanea con il passato come guida. Il tono di Pindaro qui, come altrove, è leggermente moralistico. Vitellozzo e Oliverotto sarebbero vivi, egli afferma, se Borgia avesse rispettato un comportamento civile decente. Ci sono vari passaggi in cui Pindaro semplicemente commenta un dettaglio politico della narrativa, dalla narrativa di Erodoto con una del suo tempo, suggerendo un parallelo strutturale tra allora e adesso, come al foglio 38 osserva Cambise da Ciro suo padre eletto re nel pericolo che ai giorni nostri fu Ferdinando da Alfonso suo padre in Napoli contro i francesi eccetera. Allo stesso modo a foglio 52 Pengro vede un parallelo tra tre profetesse antiche menzionate da Erodoto ed una figura ben conosciuta a Ferrara a cavallo dei secoli, Promenea di Mareta in Candra, profetesse come ai tempi nostri Lucia da Viterbo. Questa postilla ci aiuta inoltre a datare le annotazioni per cui si sa che Ercole aveva dato il benvenuto a Lucia da Viterbo, Lucia da Nardi, a Ferrara nel 499. Tra le chiose su temi politici ci sono varie che suggeriscono una consapevolezza della difficile realtà della vita politica e di corte del mondo di Pincaro. Sullo spionaggio, in quanto una caratteristica della corte estense come in quella di Babilonia, dice spie, occhi del re. Questa chiosa è seguita da una citazione attribuita al giovane Ciro, senza obbedienza nulla vale la signoria. Una frase applicabile ugualmente al Ferrara di Pincaro come all'antico Medio Oriente. E un'altra su Persia. La veritate in Persia è summa virtute e per contrario è l'uccidere il vizio capitale. Come se implicasse che le cose potrebbero essere differenti nella realtà sua rinascimentale. Una chiosa che dice disonesti ambasciatori riflette la preoccupazione di un cittadino di un piccolo stato circondato da vicini molto più grandi e aggressivi. La più sciovinistica delle annotazioni apertamente politiche è un riferimento all'abile gestione di Ercole delle crisi politiche violente all'interno del suo stato. La crisi indotta dalla discesa in Italia di Carlo VIII nel 494 cresceva nel momento in cui Pincaro stava leggendo Erodoto. Questo è il 21. Come in esempio Ercole estense, il quale nelle ruine d'Italia con tolleranza fino a qui è stato suo conservato. In questa tarda osservazione del manoscritto, una delle ultime, diventa chiaro quanto Pengaro sia rimasto impressionato dal successo di Ercole nell'arte di governare, che sembra dipendere dalla sua tolleranza.
Il paragone è con una ninfa, re della Macedonia, la cui pazienza Erodoto elogia nel quinto libro. Non solamente in riferimento al modo di governare lo Stato, con successo di Ercole, Pincolo si dice che era rese, egli identifica per esempio il tipo locale, il bovino, bovo senza corna, alla ferrarese, senza corna. Si riferisce all'affabilità dei mercanti ferraresi, fede dei mercanti ferraresi, e da buon cittadino ferrarese, preoccupato dello sviluppo della città e della campagna circostante, Pincolo è interessato o anche ossessionato ad ogni tipo di discussione in Erodoto sull'acqua. I ferraresi si impegnavano molto a tenere a barra il Po e controllare i suoi affluenti nel processo di bonifica, drenaggio e irrigazione, e erano soprattutto attivi nei progetti di bonifica durante il governo di Ercole. Pencro elenca dozzine di fiumi e laghi riferiti al testo classico come se stesse provando a recuperarli tutti. Sembra soprattutto attento ai passaggi in cui Erodoto descrive i lavori di irrigazione o tentativi ingegneristici per disalveare o controllare l'acqua. Una regina babilonese, Nicotris, difende Babilonia disalveando l'Eufrate, questo è 24, che fa il fiume Eufrate tortuoso. Ciro controlla il flusso del fiume costruendo numerosi canali. Gindo, fiume fatto ramoso. Il Nilo e il suo delta catturano la sua attenzione in più di un brano. L'annotatore allude alla siccità a Ferrara, che stava minacciando la città al tempo della sua lettura. Miracolo de pioggia a Tebe, a Ferrara no. E vuole che il suo pozzo si riempia di nuovo. Volessi Dio che tanto se alzasse il pocciolino mio piccolo pozzo. Il soggetto dietro il pronome possessivo mio domina queste postille. In Toscana ho io veduto, dice, ventura non mia, questo è 28, non la mia fortuna, in riferimento alla storia che racconta la pesca di un pesce grande, ventura non mia, rimedio ottimo per me su un balsamo fatto di urina di capra usato per ridurre il catarro. Questa tengo io per folla riguardo alla storia del re egiziano Ramsimitos che scendeva negli inferi e giocava a dadi con Demetrio. Pincolo segue Erodoto che mette in dubbio la credibilità della storia, e in un altro brano in cui Erodoto mette in dubbio la sua fonte, qui leggo ancora Boiardo, poiché tal cosa fu dal re saputa fece, secondo che dicono gli Egitti, ai quali io non do credito in questo, fece tale ordinazione. Pincolo afferma, questo è 31, neanche io. Ma da nessuna parte c'è la presenza della voce singola di Pincolo sentita in maniera più persuasiva che in molti passaggi sul sesso, inclusa un'allusione alla fedeltà di sua moglie. Erodoto è famoso per l'attenzione che egli dà ai costumi sessuali nella sua ricerca etnografica, e difficilmente un singolo passaggio sull'argomento sfugge all'attenzione di Pincolo. Menziona passioni sessuali in vari contesti, vedete l'elenco: fetente libidine, pubblica libidine, furiosa libidine, sul rapporto sessuale e gli annota in una chiosa coito e in un'altra pubblico coito, riguardo alla processione durante una festa per la fertilità in cui Erodoto descrive donne danzanti davanti al fallo, commenta Pincolo, fallillo, membro vergognoso. Oltre alla vergogna espressa nei riguardi di alcuni brani, il postulatore può dire qualcosa sulla seguente osservazione di Erodoto, che gli uomini massaggenti segnalavano i loro coetanei che stavano facendo sesso appendendo i loro archi fuori ai vagoni coperti. Mogli ben trattate, attaccando l'arco e l'affare all'entrata del carro. Forse bisogna soffermarsi un attimo per capire l'umorismo ironico di questa chiosa. Non è così, non è lo stesso quando Pincolo scrive poi qua vorrei io essere il re, cioè dall'antica Libia, tra i Marmaridi, questo nel quarto libro di Erodoto, dove lo Ius Prima Noctis apparentemente permetteva al re delle tribù di dormire con le vergini prima che si sposassero. Qui vorrei sapere. Questo interesse del lettore al corpo può diventare davvero personale. In una chiosa su un'osservazione riguardo agli egiziani, sempre Boiardo, piscino le femmine loro stando in piedi e gli uomini sedendo,
al contrario di noi greci, Pedro scrive: e fra noi ognuno pissa al meglio che può, io per me pisso al giorno in piedi e la notte nel letto col cane. Il verbo finale contiene un'allusione all'annotatore che è rannicchiato a letto, coricato nel suo dialetto coccato, un riferimento a mio parere di come egli usa un vaso di notte. La mia sensazione è che questa fosse probabilmente una risposta molto particolare, se non unico, nella ricezione del testo di Erodoto. Ma c'è ancora, in un riferimento indiretto alla fedeltà di sua moglie, questo è al foglio 63, numero 40, postilla, e egli nota: a giorni nostri questo sarebbe guarito perché ogni moglie gli sarebbe stato buono merito, cominciando alla mia, 1502. Questa è una chiosa sul resoconto fantasioso di Erodoto che gli egiziani usavano l'urina come unguento terapeutico per curare la cecità, in particolar modo l'urina delle mogli che non avevano commesso adulterio. Il postulatore ferrarese sottolinea l'importanza di questa glossa includendo una data, la data della postilla, nel tentativo di dare più credibilità alle dichiarazioni sulla fedeltà di sua moglie. Ma vale la pena notare che la postilla è formulata in tale modo che possa riferirsi ad ogni moglie, presumibilmente tutte le mogli di Ferrara, e in un altro brano egli distingue onore di moglie amata. Ma come ci si aspetterebbe, questa retorica di encomio è bilanciata con la retorica di accusa che uno sente, per esempio, nella chiosa sulla condivisione delle mogli comuni, e poi una chiosa completa sulla cultura scittica, nel 43. Rita e cortesa nazione è questa, che non solo la roba, ma anche le femmine fa comune, quivi non è gelosia di matrimonio, né gravezza di corne, né sospetto di veneno, per tuore per togliere altre mani. Pedro è anche interessato alla storia naturale, camelli, coccodrilli, formiche, veloci animali che fra noi è tanto lento, dice. È interessato, chi non lo è, al processo di mummificazione e alle pratiche di sepoltura degli animali egiziani, modo di esiguo e di conservare i corpi morti, dice. Erodoto dà una descrizione molto dettagliata dei sali, qualità e quantità, applicata ai corpi dei gatti morti, che comporta un'inaspettata e più che sorprendente chiosa da parte di Penchero, nuova forma di salame. È una battuta, se leggo bene, ma perché no? Sono i commenti suoi scritti, credo, per se stesso. Si diverte. Nel caso in cui pensaste di questo uomo come di uno sciocco, lasciatemi finire l'analisi delle postille su un tono differente. Scrive al margine del foglio 43, questo è il 47 nel vostro elenco, sopra il Monte Imperiale, in Toscana, ho io veduto grandissimo numero di cortice di ostreghe e altre conchiglie, eppur ivi non è mare. Il nostro postulatore ha assistito all'evidenza di una precedente vita marina sulle cime della montagna, e questa specifica osservazione diventa un topos alla scrittura umanistica, notata Gian Alberti, registrata negli appunti di Leonardo e altrove. Arnaldo Momigliano interpreta il locus classicus, un frammento del pensatore presocratico Xenofane, come un cruciale passo nello sviluppo del pensiero scientifico occidentale. Penchero dunque mostra il suo pensiero critico e inserisce se stesso in un contesto più ampio di pensiero revisionario di cui egli stesso consapevole. Non dovrebbe essere sottovalutato che la penultima postilla di tutto manoscritto sceglie Ecateo, un altro razionalista presocratico e una delle risorse di Erodoto, una fonte di Erodoto, come un autore, dice Pincaro, di ragionamenti. Le storie di Erodoto sono state descritte come un centauro, in parte mito e leggenda selvaggi, in parte cronologia razionale delle guerre tra greci e persiani, tra Europa e Asia. Penchero annota solo la prima metà del centauro, più che altro, la storia leggendaria, ma egli usa anche quella metà per commentare e dare senso al suo periodo storico. Razionalizza, nel suo giocoso e ironico modo, il passato mitico presente in Erodoto. Uno può solo immaginare quale parallele avrebbe dovuto creare, a quale conclusione sarebbe potuto arrivare se avesse letto tutto fino alla fine delle storie di Erodoto. Ma forse semplicemente egli non era interessato in quella seconda sezione della più storica del testo greco. Forse era proprio la commistione produttiva di reale e finzione
quella fusione provocativo che anima anche il furioso di Ariosto, che ha ispirato la sua risposta al testo antico. Grazie. Grazie per questa presentazione di postille che non sono filologiche. Un'interpretazione filologica, ma hanno suscitato ancora oggi l'interesse in qualche divertimento da parte nostra. Bene, adesso c'è lo spazio, credo, fino a una, meno quattro. Abbiamo un quarto d'ora, insomma, di tempo per poter discutere, per poter porre domande, se domande ci sono, a tutti e tre. Chiederei allora, pregherei anche i primi due, quello con il domanda a Fabio. Il manoscritto di Oxford, il Bible, è molto importante per gli studi guariniani e per le relazioni tra Francesco Barbaro e Guarino. E prima della copia del commentariore, la copia di dedica della traduzione del Dio a Francesco Barbaro. E se mi ricordo bene, il manoscritto più miscellaneo proviene dalla biblioteca dei Barbari. La mia domanda è: qual è la relazione materiale tra il pezzo che hai tradotto tu in mezzo al manoscritto a qualche connessione anche con Francesco Barbaro? Si può vedere qualche connessione? Io devo dire che conosco l'introduzione delle parti di atto e conosco un po' la biblioteca generale, appunto lo scritto di atto dalla biblioteca di Barbaro. Barbaro è presente in quanto è figura come personaggio anche in questo come periodo, è citato, poi c'è la notizia appunto la somiglianza delle morte dei due nell'ambito di atto, quindi legami. Ci sono sicuramente legami di questo tipo. Ecco, devo dire che non ho visto, cioè non ho esaminato, conosco però la relazione con lo scritto, non ho esaminato fisicamente. Se potrei aggiungere, perché sappiamo che tante delle traduzioni di Guarino circolavano prima di essere pubblicate tra gli allievi. E alcune delle note o delle aggiunge a cui fai riferimento a me sembrano proprio note a luce degli insegnamenti e magari la copia è il risultato di un testo, di una traduzione che aveva fatto per i suoi allievi con qualche nota. Sì, ma credo non c'è dubbio che sia la traduzione appunto delle questioni che ho detto, sia questo nasce, tutto il lavoro probabilmente sui morali effettuato tramite Ambrosiano avviene nel momento, nella fase in cui Guarino insegna a Francesco Barbaro, è una figura assolutamente centrale in questa fase della carriera di Guarino, e probabilmente si può appunto ipotizzare appunto che la provenienza, cioè la storia del manoscritto, per quanto ripeto non mi sembra che ci siano notizie precise, nel senso non si conosce esattamente la provenienza. E anche la manoscritta di Bologna probabilmente meriterebbe uno studio, perché anche quella è una importante raccolta di materiale guariniano. Anche su questo, ripeto, però la documentazione e anche gli studi sono abbastanza carini. Sicuramente varrebbe la pena approfondire questi aspetti che sono sempre fondamentali. Grazie, ci sono altri interventi? Un'osservazione e una domanda al professor Stock e poi al dottor Botala naturalmente. Io non conosco i commentari, quindi mi baso solo sul testo che lei ha fornito,
Vedendo questo, parrebbe che appunto non si debba parlare di bozzetti e forse neanche di un testo confezionato con intenzioni di sperimentazione letteraria, ma di un testo che ha un intento pedagogico morale, forse proprio pensato per il Barbaro, per Francesco Barbaro, perché qui si vede una sentenza all'inizio aggiunta da Guarino, perché sta nel testo di Plutarco, sentenza topica, vero sul fatto che la fortuna deve essere rimproverata per quello che ci toglie, ma lodata per quel che dà, altrimenti si pecca di abilitare gratitudine, e poi da Plutarco vengono ricavati dei materiali aneddotici, storici, che illustrano questa sentenza, come se il commentario fosse un commentario alla sentenza da cui si parte, che poi viene commentata con questi materiali cui uso è strumentale, cioè finalizzato a un intento pedagogico morale rivolto all'educazione proprio di una persona specifica. Non so se anche gli altri hanno questa struttura, però da qui parrebbe fosse questo. Sì, innanzitutto io ho parlato di concetto che ho ripreso sia il giudizio di Sabatini, però anche di te, un po' anche lui a muoversi per la testa. Ho detto questo, perché in questo caso l'aspetto dell'insegnamento morale è particolarmente forte, però ripeto, ci sono alcuni di questi capitoli che sono sceneggiati, quello che anche lui ha accennato prima sulla direzione, per esempio un elemento anche più mostro, un altro ambientato di banchetto, sempre con Francesco Barba e altri personaggi. E inoltre, per quel che riguarda le tematiche, non ci sono solo tematiche morali, ma anche tematiche vagamente erudite, per esempio non so, ce n'è una sui nomi dei sette sapienti e le contraddizioni delle fonti, in cui il Guarino si muove non solo più tanto, ma anche su Platone. Quindi sono abbastanza vaghi. Alcuni sono di curiosità scientifica, quindi è abbastanza vaghi. Che il contesto sia quello dell'insegnamento, ecco, di una scuola che Guarino tiene questi anni, credo che non sia dubbio, sia abbastanza sicuro. Però ecco, l'aspetto morale c'è, però è unito anche all'altro. Questo credo che questa varietà di situazioni ha suggerito appunto questa definizione bozzecchia, con le possibilità di definirla in modo più chiaro. Però ecco, secondo me la diciamo finalità anche di sperimentazione letteraria esiste ed è visibile soprattutto laddove si costruiscono le scelte, che alcuni sono più, diciamo, più tradizionali. Comunque anche questa presenza di altri capitoli di carattere più erudito potrebbe ugualmente configurare un testo di carattere educativo che alterna parti morali, parti di carattere informativo, in questo modo così libero, un po' così da satura, così no, da sul intervento di Barbaro, una bella osservazione. Sono molto d'accordo su quello che ha detto sulla Sigma in Scabbia, sull'assenza di parodia, che non si possa parlare di parodia e forse neanche di mock epic, perché mi sembra che, come anche lei ha detto, ci sia in questo testo un riuso grottesco, no? Un riuso espressionistico di certi stilemi epici allo scopo di rappresentare meglio la sofferenza e anche il ribrezzo, la ripugnanza che suscita questa sua malattia. E questo secondo me è confermato dal fatto che in questo testo lui usa anche fonti mediche con una commistione molto particolare che si trova anche in un altro testo citato giustamente da lei, cioè l'Epicedio di Alpiero degli Albizi, dove nella descrizione della malattia della fanciulla ci sono stilemi epici desunti da Strazio, da Metamorfosi, da Valerio Flacca, con fonti mediche ben precise che sono state anche recentemente individuate, con questa mescolanza che è tipica del poliziano e che è una delle cause anche della originalità della sua poesia. Ecco, quindi secondo me l'intento parodistico, a mio avviso, qui in questo testo non c'è. Non so se voglio rispondere a una non domanda. Yes, certainly, forgive me if I speak English. Certainly the mixture of influences in Galician is something generally rather difficult to
isolate, generally very difficult to isolate precisely, and yes, I sound like good myself a topic which avoids mentioning this great richness of texts referred to here. Now, with respect to the tone of this particular work, I still have some difficulties in reading it, largely because, to a great extent, as I said, the precise purpose of this poem dedicated to Lorenzo is a little bit difficult for me still to isolate. If it's, for instance, an emotion, which it definitely is, there are certain reasons from a biographical point of view, we could not speculate, why this poem has this particular, very particular style, and this particular imbalance. I don't think it's overreading, so it's somewhat psychologically unbalanced poem. Although, one question which remains for me is, why would this particular poem be composed and then addressed to a patron for whose taste this was perhaps not suited? So there are several difficulties which complicate this particular question for me. Perhaps you have clearer ideas than I do on the precise purpose and date of this work, which would help by some means. Conversazioni private. This one needs alcohol, I think. Grazie, allora, non so se ci siano. Sì. C'è un corsista che sta lavorando sul volgarizzamento boiardesco di Erodoto. E si è materializzato. La mia domanda naturalmente è per il professor Luni, che ringrazio per l'interessante intervento. Più che una domanda, avrei un chiarimento e poi anche una piccola domanda. Il chiarimento riguarda l'identificazione del commentatore con Giovanni Pencaro, perché lei ha citato questo colophon posto nelle ultime carte del manoscritto. Però volevo chiedere se lei si basa solo su questo documento o se anche nei documenti che ha citato all'inizio della sua esposizione, quindi questo scambio epistolare con Isabello, se ci sono altre informazioni che possono permettere di identificare il commentatore, il postilatore con Giovanni Pencaro. La seconda domanda riguarda invece l'altra mano che interviene sul manoscritto in forma molto minore, se ricordo bene solo nelle prime carte, apportando alcune postille molto brevi, ma correggendo qua e là il testo con una penna nera. Una mano, secondo me, molto più tarda, molto più tarda, ma se lei ha avuto la possibilità di identificare qualcosa, di sapere qualcosa a questo riguardo. Grazie. Non so come si dica in italiano, ma in inglese c'è una parola, a plant, cioè quando si mette qualcuno nel pubblico per fare la romagna, perché vuole... è stato mio, l'ho piantato lì, come si per la seconda mano, cioè la mano più tarda, non so niente di questo, credo anch'io che sia una buona mano del 700, sono molto più tardi, e per quanto abbia capito non credo che sia molto interessante, ma in questo... Per l'identificazione di Pencaro, sì, questo plico di lettere, questo masso di lettere che si trovano a Mantova, che sono state anche pubblicate 100 anni fa, la mano è uguale, cioè queste lettere sono state identificate, lettere di lui, e la mano è proprio uguale, così facendo quel paragone ero contento di seguire tutti gli studiosi negli anni 20 che hanno scritto quei 4-5 articoli sul manoscritto quando è stato trovato e venduto alle Stenze, Bertoni, Rossi, cioè 4 articoli che dicevano era di Pencaro, però l'ho confermato
secondo me, leggendo anche e studiando la mano queste altre lettere, che sono tra l'altro lettere molto interessanti, dove Tengero parla della cultura Ferrara proprio in questi anni, 499. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi, altre domande? Allora possiamo chiudere qui la nostra sessione. Ci si ritrova alle ore 15. San Verone, qui. Alle 15. No, nessuno si muove. Sapete tutti che chi parla nel primo pomeriggio spesso parla davanti a un pubblico, come dire, sonnacchioso, si può dire subito. Allora, auguro a tutti che l'appetito sia buono. Auspico che la sua soddisfazione sia ragionevole. Diciamo così. E ci vediamo. Allora.